Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Questa settimana l'organo legislativo regionale è tornato a riunirsi al centro del dibattito il Piano Cave. L'assessore regionale Stefano Baccelli ha tenuto due informative a conclusione della seduta del Consiglio di martedì relative al piano regionale Cave, che hanno impegnato il Consiglio regionale in un prolungato confronto concluso nella seduta di mercoledì. La prima informativa riguarda la variante al piano regionale Cave in applicazione della sentenza TAR numero 719 del 2022 per ulteriori attività amministrative ed approfondimenti istruttori sui giacimenti potenziali nel comune di Castagneto Carducci, denominati rispettivamente il Romitorio e Valle delle Dispense, a seguito della sentenza con la quale il TAR della Toscana ha accolto il ricorso proposto da MDM Marmi di Maremma SRL contro la parte del piano che qualifica le due aree in questione quali giacimenti potenziali anziché come giacimenti. La seconda è relativa alla variante non sostanziale al piano regionale Cave, di cui alla DCR numero 47 del 21 luglio 2020 per l'aggiornamento degli obiettivi di produzione sostenibile. La nostra posizione è una posizione favorevole perché si tratta di una proposta che non è una variante al piano Cave, ma è una variante attuativa di un dispositivo del piano Cave, piano che assieme alla legge 35 sono stati ritenuti comunque un passo in avanti significativo anche verso la sostenibilità di questa attività che è appunto impattante sicuramente ma anche necessaria. Il vicepresidente della Commissione Ambiente, Alessandro Capecchi, ha chiesto delucidazioni rispetto al diverso iter che ha visto questo atto della Giunta presentato prima in Commissione e poi in aula. La Regione Toscana ha perso, ci risulta dalla comunicazione dell'assessore Baccelli al Consiglio di Stato proprio ieri mattina, il giudizio aveva visto contrapporre la Regione Toscana a un'azienda, anzi a due aziende in particolare, che avevano fatto dei rilievi sull'ultimo piano Cave, definendo non adeguatamente accurata l'istruttoria degli uffici della Regione Toscana per considerare i giacimenti esauriti e quindi sostanzialmente destinati alla chiusura. Questo è indicativo del fatto che probabilmente il piano Cave va rivisto non soltanto nelle quantità ma anche nella qualità, cioè nelle sue valutazioni, nella sua conoscibilità del territorio. Il consigliere della Lega Massimiliano Baldini ha rilevato che un elemento di novità importante comunicato dall'assessore, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Toscana. Nel frattempo è intervenuta anche la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la sentenza del TAR respingendo il ricorso della Regione Toscana e quindi confermando che le competenze per quanto riguarda la definizione degli atti a giacimenti o giacimenti potenziali è alla Regione Toscana e non può essere rilasciata ai comuni, e questo è un elemento che per noi è importante perché apre la possibilità non tanto all'utilizzo dello strumento della variante ma probabilmente alla necessità di rivedere ampiamente in modo generale il piano Cave, perché probabilmente il tema che ha riguardato questa specificità delle due situazioni di Livorno è molto probabilmente largamente più ampia. Alla fine della discussione è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato da Italia Viva che impegna la Giunta ad attivare percorsi di partecipazione e confronto con l'attivazione di tavoli di concertazione con tutti gli stakeholder coinvolti. L'aggiornamento dello stesso per noi è dirimente, è importante, siamo convinti che l'attività edilizia in Toscana, l'attività delle infrastrutture, l'attività delle opere pubbliche meriti e necessiti un aggiornamento di un piano che già all'epoca noi avevamo contrastato in termini politici, perché ritenevamo che i riferimenti presi come punto di partenza della quantitativi dei materiali da poter scavare fosse un punto di riferimento errato. Come tale si può adeguare, si può migliorare, si può fare qualcosa di più. Chiediamo che nel farlo questo avvenga con un atto che abbiamo depositato coinvolgendo le associazioni di categoria. Noi dobbiamo coinvolgere sempre gli enti intermedi per fare in modo che ogni scelta che faccia la Regione Toscana su questi livelli venga sempre condivisa con il mondo del lavoro e delle categorie. Al vaglio dell'organo legislativo l'attività del Garante dell'Infanzia della Regione Toscana nell'anno 2023, un bilancio positivo.
Il Consiglio regionale della Toscana esprime apprezzamento per l'attività svolta nel 2023 dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. L'Aula ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata su proposta della Commissione Affari Istituzionali, illustrata in aula dal suo presidente Giacomo Bugliani, con 20 voti favorevoli, Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, e 4 astenuti, Lega e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Votata all'unanimità la proposta di risoluzione collegata presentata dalla Lega, primo firmatario Giovanni Galli, che chiede che venga riattivato quanto prima l'ambulatorio della continuità assistenziale pediatrica presso l'ospedale Meyer. La risoluzione approvata dall'Aula ribadisce l'impegno assunto dalla legge 26 del 2010 che ha istituito la figura del garante di sostenere e supportare fattivamente il percorso intrapreso volto a migliorare gli standard di efficienza e le capacità di risposta dell'ufficio nei diversi ambiti di competenza, procedendo in particolare alla riorganizzazione generale della struttura per garantirne la piena e migliore funzionalità. Una proposta di risoluzione che nell'esprimere apprezzamento per l'attività svolta dal garante si impegna a sostenerne le attività e anche a procedere quanto prima ad un'opera di revisione della normativa dedicata appunto al garante per l'infanzia. È stato un anno intenso quello del 2023 per quanto riguarda l'attività del garante, che si è ancora una volta concentrata su tutte le funzioni tipiche che il garante assume rispetto alla tutela dei minori nel territorio regionale. Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori. Noi da sempre sollecitiamo il garante dell'infanzia a fare meglio e a fare di più. Non nascondo il livello di critica che ho sempre portato avanti nei confronti del garante, non ho mai condiviso fino in fondo la politica del garante dell'infanzia perché ritengo che questo debba essere un servizio che possa dotarsi di un'attività maggiore, propulsiva e abbia delle possibilità di agire in termini non soltanto di proposta ma anche di risoluzione delle problematiche che oggi nell'infanzia ci sono, non soltanto nella nostra regione, sono ovunque, ma siccome noi l'abbiamo istituito deve essere svolta un'attività più puntuale, più di massima attenzione, più di vicinanza nei confronti delle istituzioni comunali e più propulsiva nei confronti degli enti regionali. Quindi il nostro è un punto di caduta critico, non da ora, da sempre, rispetto a un'attenzione che vorremmo maggiore nei confronti dei ragazzi e soprattutto dei minori. Mondo della giustizia a confronto sul tema dell'affettività in carcere in un convegno organizzato negli spazi dell'Auditorium Spadolini del Consiglio regionale. L'affettività in carcere alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 10/2024 è stato il tema del convegno che si è tenuto nell'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso, organizzato dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, da AIGA, l'Associazione Giovani Avvocati, e ONAC, l'Osservatorio Nazionale di AIGA. L'evento ha coinvolto operatori della giustizia, avvocati, garanti, associazioni ed esperti che si sono confrontati sul tema a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e familiari, affermando il diritto all'affettività e alla sessualità in carcere. A questa iniziativa voluta con forza dal nostro garante dei detenuti, l'onorevole Beppe Fanfani, l'ho fatto perché penso che ogni regione misuri la qualità della propria democrazia nel livello in cui le nostre carceri oggi vivono, nel livello in cui i detenuti riescono ad essere reinseriti, in come loro possono vivere all'interno delle proprie carceri la propria affettività. È un livello su cui ognuno di noi deve dare un proprio contributo perché possa essere migliorato. Viviamo un tempo complesso e penso che iniziative come queste possano aiutare anche ad indirizzare, a cercare la direzione giusta. Noi dobbiamo costruire le condizioni perché ogni detenuto possa ricercare e ritrovare una vita diversa da quella che ha preceduto il suo arrivo in carcere. Il diritto all'affettività, per affettività intendiamo tutto, dalla famiglia in là, sia un diritto imprescindibile della persona umana e quindi adesso non possa essere derogato neanche nella fase della detenzione. È evidente che tutti i fattori che sono propri del carcere e riscontrabili all'interno del carcere, dal sovraffollamento e soprattutto alle umiliazioni continue, alla consapevolezza della inesistenza di una prospettiva,
siano fattori determinanti e talvolta scatenanti. I suicidi ne sono una prova. Il sistema penale, quale attualmente concepito anche a seguito della riforma Cartabia, prevede una serie considerevole di pene alternative al carcere, dalla messa alla prova alla detenzione domiciliare e via via, sia nella fase cautelare che nella fase definitiva. Ma tutto questo, perché funzioni bene, presuppone che il sistema esterno sia estremamente funzionante e soprattutto sia integrato perfettamente nel sistema della reazione ai reati commessi, e su questo c'è da camminare ancora tanto. Nel corso del convegno sono state anche citate le esperienze di altri paesi europei come esempi significativi a cui ispirarsi per costruire strutture adeguate e dignitose nelle carceri italiane, a partire da quelle della Toscana. Si deve intervenire attraverso interventi appunto che sono anche strutturali, economici e che consentano alle strutture detentive di poter fare in modo che i detenuti e quindi gli ospiti possano usufruire di un diritto, cosa che assolutamente non è possibile adesso, perché se noi andiamo anche solamente semplicemente a Sorliciano non ci sono gli spazi, non ci sono le possibilità proprio strutturali per garantire quello che dice la sentenza, quindi è chiaro che bisogna intervenire dall'alto. C'è bisogno di creare, soprattutto oggi che la sentenza della Corte riapre il tema e lo riapre in maniera forte, creare degli spazi reali dove possano esercitarsi il diritto all'affettività, ma anche l'incontro con i minori, tra genitori, eccetera, e anche l'affettività, la sessualità, volendo. Quello che emergeva con forza era la necessità di creare un sistema, diciamo, che assicurasse a tutti, alle persone che vengono da fuori, ai familiari, un percorso degli affetti, cioè che già da fuori le persone fossero facilitate all'ingresso attraverso una serie di passaggi, di transiti, di spazi dignitosi, cosa che ancora oggi, salvo rarissime eccezioni nelle carceri toscane, non è. Tempo di bilanci anche per il Comitato Regionale delle Comunicazioni, il Corecom. Dal Corecom Tour, che ha permesso di far conoscere le funzioni del Comitato regionale nelle province toscane, alla risoluzione delle controversie che ha consentito di restituire oltre 800.000 euro a cittadini e imprese della Toscana, dal patentino digitale delle scuole, diventato una best practice a livello nazionale, alla vigilanza sulla par condicio, sono diverse e significative le azioni portate avanti nel mondo delle telecomunicazioni e nel sistema dei media locali dal Corecom della Toscana a un anno dall'insediamento del nuovo Comitato, di cui è presidente Marco Meacci, avvenuto il 29 giugno 2023. Il primo bilancio dell'attività è stato illustrato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Il Corecom è un po' un fiore all'occhiello delle nostre attività istituzionali e voglio davvero ringraziare tutti, perché l'obiettivo che noi ci diamo è fare in modo che ogni singolo cittadino, da chi vive nel comune più grande a chi vive nel borgo più piccolo, possa avere accesso agli stessi diritti, e credo, insomma, il lavoro del Corecom in questi anni si stia andando esattamente in questa direzione. Abbiamo così avviato una serie di iniziative. Una è quella di far conoscere ulteriormente il Corecom in tutta la Toscana. Abbiamo inaugurato questo tour, questo Corecom Tour, in tutte le province della Toscana in collaborazione con l'UPI, e che ci ha permesso di venire in contatto con tante realtà, sia degli operatori dell'informazione, ma delle istituzioni, delle scuole, delle imprese, in modo da far conoscere i tanti servizi e tante attività che il Corecom svolge. Ha interpretato le esigenze che erano emerse durante la riflessione nella quinta commissione, specialmente sul punto del far conoscere meglio ai cittadini e alle cittadine toscane quali sono i loro diritti nel campo della comunicazione e dell'informazione, e far conoscere loro che cos'è il Corecom e quanto il Comitato può essere utile a loro per far valere i loro diritti. In più è continuato il lavoro strenuo di media education con i più piccoli, con i più giovani, grazie anche alla collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e tutto il resto del lavoro prezioso che il Corecom fa per tenere alta l'attenzione sulla responsabilità che richiede comunicare e raccontare la realtà, e su tutta la gestione del contenzioso per quanto riguarda le informazioni e le telecomunicazioni. Ed è tutto anche per questa puntata di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.